Io e Sauzer siamo due dei sei sacri guerrieri di Nanto. Però Sauzer è governato dalla Stella Polare. Non ha né consanguinei, né amici, né misericordia. Fin dal giorno della sua nascita è stato accompagnato soltanto dalla Stella dell'Imperatore. Stella dell'Imperatore? La tecnica della Fenice di Nanto, come locuto Shinken, è trasmessa esclusivamente da padre in figlio. La sua potenza è tale che le rimanenti cinque stelle ne risultano completamente annichilite. Se non mi fossi opposto a lui organizzando un gruppo di resistenza, non sarei mai riuscito a proteggere quei bambini. Signor Shu, ecco, servitevi pure. Oh, che fame, finalmente posso mettere un po' di cibo sotto i denti. E tu hai mangiato qualcosa, Ryo? Certamente. Non devi dire le bugie. Anche se non vedo, riesco comunque a capire i tuoi sentimenti. Dividi il cibo con gli altri bambini. Però, signor Shu, lei e tutti gli altri adulti è già da un po' che non mangiate niente. Non è necessario che ti preoccupi. Ma... Grazie mille, signor Shu! Ehi, siamo tornati! Bambini, guardate che cosa vi abbiamo portato! Abbiamo trovato tutte queste provviste dopo l'assalto alle truppe dell'imperatore. Avanti, Ryo, mangialo pure! Evviva! Finalmente mi riempirò la pancia! Ce n'è per tutti, non spingete! Signor Shu, prego! Grazie. Fermi, non mangiate quel pane! È stato avvelenato! Ryo! Sputa! Sputalo subito! Troppo tardi. Mi fa male. Ryo! 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 Ti prego, perdonami. Avrei dovuto ispezionare il cibo, è soltanto colpa mia. Ken, sono questi i metodi di Sauzer. Anche se i miei occhi hanno perso per sempre la luce, le lacrime vi scorgano senza fine. È imperdonabile. Finché Sauzer non verrà sconfitto, tragedie come questa continueranno a ripetersi per sempre. Proprio come dicevi tu poco fa, la spazzatura va disinfettata. Oh, vedo che sei diventato grande, moccioso. È arrivato il momento di porre fine alla tua grandiosa marcia. A quanto pare sei anche in grado di fare lo spaccone, vero moccioso? Sembra che in te si siano risvegliate le doti che affascinarono Raul. Ma credi realmente di potermi sconfiggere? Sacro imperatore, non è necessario che vi sporchiate le mani con lui. Successore della divina scuola di Hokuto, sei il sacrificio ideale per il mio mausoleo a forma di croce. Su, moccioso, fatti sotto quando preferisci. Non prendi posizioni di guardia? No, la Fenice di Nanto non ha posizione di guardia. Le guardie sono stupidicata di difesa e nella mia tecnica c'è solo l'avanzata schiacciante. È incredibile velocità. Davanti alla mia tecnica i tuoi movimenti sono così lenti che sembri fermo. Staremo a vedere. Ormai la tua tecnica per me non ha più segreti. Dici che non ha più segreti? Come preferisci. Allora difenditi dal colpo a croce della Stella Polare. Tra tutti i punti di pressione del corpo umano ho colpito quello dalla maggior forza distruttiva. Ascoltami, Sauzer. La tua vita avrà termine fra soltanto 3 secondi. Soltanto 3 secondi? 1, 2, 3. Cosa?
è possibile? Ero certo di aver colpito il punto di pressione. Sul mio corpo l'occhio Shinken non ha alcun effetto! Io sono l'imperatore, ogni cosa mi rende diverso da voi. Dio mi ha addirittura fatto dono di un corpo praticamente immortale. Il sacro imperatore! Velocità d'esecuzione e precisione nel colpire i punti di pressione. È degno del successore. Sul piano tecnico la vittoria è tua, però non puoi nulla contro il destino di imperatore che mi appartiene! Così neppure Kenshiro è stato in grado di capire il segreto di Souzer. Però, Suga, farò in modo che la tua morte non sia stata del tutto vana.